È un evento per mettere in contatto tutte quante le realtà delle start-up che stanno nascendo adesso nel territorio italiano, in modo tale che si possono anche prendere coscienza delle nuove realtà e anche fare tanto networking per aiutarsi l'un l'altro. Tante persone si conosceranno, si potranno creare anche dei progetti innovativi e soprattutto ci sarà anche la presentazione di alcuni nuovi progetti che magari hanno bisogno di un finanziatore o di qualche programmatore. Tanta innovazione e tanta voglia di crescere e di fare e soprattutto di emergere in un, diciamo, in un'Italia che è un po' in ritardo rispetto ai nostri competitor europei. Le difficoltà sono tante. Essere giovani aiuta perché hai ancora quella grinta e quella voglia di fare. E i problemi principali sono dai finanziatori, dalla mancanza di finanziamenti e anche alla comunicazione, che molte volte anche il condividere un'idea viene visto un po' come farsi rubare l'idea. Siamo 5 amici che abbiamo deciso di fare questo sito. Si occuperà di affittare qualsiasi tipo di categoria di oggetti, quindi tutto quello che tu puoi immaginare in una stanza, tu pensa che puoi affittarlo. Un sito con gli affitti non esiste. Allora abbiamo detto lanciamoci in questa cosa, anche perché le categorie poi sono infinite, abbiamo visto che il mercato all'estero è già molto avviato e remunerativo. Allora abbiamo deciso e siamo partiti. È un problema comune il fatto di poter avere un software che facilmente con pochi click è sul web, riesca a mettere in ordine gli indirizzi email che ci troviamo spesso in formati diversi su email che abbiamo, su file di testo, togliere i duplicati e addirittura sapere se quell'indirizzo è valido o meno, cioè ci risparmia il tempo perché comunque ormai ci si basa su principi professionali, cioè a pagamento, servizi professionali a pagamento, quindi riuscire già ad avere una lista pulita e mandare semplicemente mail a chi sappiamo che sarà recapitata è un bel guadagno di tempo. Al momento è in uno stato abbastanza embrionale, appunto è una startup, si chiama addresscleaner.net. Su questo servizio iniziale pensiamo di sviluppare tutta una serie di altre piccole idee che comunque vanno a completare questo mondo dell'email marketing.